si piazzano vicino ai bancomat. Sì. Ok? Ok. Vedono il tipo, certo, se vedono un atletico Mauro Casciari furbissimo, dicono no, lui no, non lo freghiamo. Però, scherzo, perché poi invece fregano tutti. No, sono fregano tutti, figurati. Loro guardano chi preleva. Sì. Dice, ok, questo ha prelevato. Guardano qual è... Allora, vedono da quale macchina scende, naturalmente, come prima cosa. No, stanno lì vicini, tu parcheggi, dicono perfetto. Quindi scende... a te ti scartano quell'anno. Sì. No, ma tanto non cambia. Mentre la persona preleva, vanno a rigare con la carta vetrata la macchina di questa persona. Ma pensa te. In un posto non vicino allo sportello da cui entra, naturalmente, fanno una bella strisciatona, ok? E già okay. Questa è una bastardata. Certo. Perché devi poi ripagartelo, ma non basta. A un certo punto sanno che tu hai ritirato dei contanti, quindi sanno che tu c'hai in mano almeno un 100 euro, no? Se sì. Vai, se ritiri. Quindi cosa fanno? Ti seguono. Perché okay. Tu ritiri solo 100 euro? Beh, al minimo ritiri 100, sanno che 100 comunque ce n'hai. Io dai 10.000 euro ecco, in su. Ma tu puoi, bene, tu allora sì, se loro vedono sto un'ora a farsi uscire carta, vabbè, vabbè. Ecco, poi ti seguono e a un certo punto ti cominciano a slampeggiare oppure ti aspettano vicino, quando ti fermi ti affiancano. Certo. Fa, ehi, scusi, ma non ha visto e qui sulla mia macchina che danno ha fatto? Ho fatto, ma guardi, no, come no, guardi, vede che c'è il punto pure sulla sua macchina qua? Sì, c'è il colore. C'è il colore, vede che è tutto graffiato? Guardi, facciamo così, sono 300 euro, così non chiamiamo i carabinieri l'assicurazione, facciamo fra di noi. Ma no, guardi, io, vabbè, dammi ne dia 100, se tu ci caschi... Lui sa che tu 100 euro ce l'hai per forza, magari gli ne dai anche 200 e ti fregano così. E purtroppo stanno fregando un sacco di persone. Il modo per fregarli è, ricordatelo sempre, a parte se vi succede non dopo fare aver... bancomat. No, se vi succede dopo aver prelevato il bancomat, truffa sicura, anche se è difficile poi rendersi conto. Però dite, aspetti, chiamo il 112. Se loro scappano, erano dei truffatori. Se rimangono, evidentemente ci avete un po' di colpa anche voi.